Salve, sono FTK. E anch'io sono FTK. Oggi siamo qui per rispondere al contest di un youtuber che seguiamo e che stimiamo tanto, Mangaka 1996. Allora, all'inizio volevamo fare un video in cui elencavamo i motivi per cui dovevamo assolutamente avere il numero 70 di One Piece. Ma elencandoli ci è venuto in mente che ci sono anche dei motivi per cui non dovremmo avercelo. Quindi ecco i 5 buoni motivi per cui non dovremmo avere il numero 70 di One Piece. Numero 1! Lui, essere infame, non legge il manga di One Piece. Numero 2! Noi abbiamo maschere da Stormtrooper e Toby. Non c'entriamo niente con One Piece. Motivo numero 3! Non sappiamo il giapponese, quindi non potremmo leggere tanto da quel volume. Motivo numero 4. Odiamo uno dei personaggi che appare nel numero 70 di One Piece, ovvero Trafalgar Law, perché ci ha rubato il primo posto per la simpatia alla nostra prima gara di cosplay. E motivo numero 5. La mia collezione di One Piece, perché io leggo One Piece, si ferma solo fino al numero 8. Quindi il 70 sarebbe un bel passo avanti. Comunque, detto questo, noi vogliamo assolutamente il numero 70 di One Piece, quindi... Quindi adesso partono i 10 motivi per cui dovremmo avere il numero 70 di One Piece. 1. Come si può vedere, ho già riservato uno spazio al numero 70 di One Piece accanto alla mia collezione, quindi se arriva, siamo preparati! 2. Anche se abbiamo detto che non sappiamo il giapponese, ci stiamo attivando per impararlo. Yamete chodai, oshiaberi, dana! Tre. Io sono nato il 22 del 12 del 1995. Se sommiamo insieme questi numeri, viene fuori 31. Io sono nato l'8 del 10 del 1999. Se sommiamo insieme tutti questi numeri, viene fuori 37. Ora, se sommiamo 31 più 37 più 2, che siamo noi che facciamo i video, viene fuori 70! Coincidenza? Io credo di no! Quattro. Se non vinciamo, sappiamo pure dove abiti! Ed eccone una prova! Cinque. Per colpo di mille balene, incarniamo il vero spirito dei pirati. 6. Perché tu vuoi darci il numero 70. Dacci il numero 70. 7. Perché abbiamo fatto veramente qualunque cosa per averlo. 70, dov'è il numero 70? 8. Perché, dopo tutto, seguiamo entrambi l'anime di One Piece. 9. Con tizi come te ho a che fare tutte le volte. Rafi ha concentrato tutta la sua energia in un singolo pugno. E adesso cosa? Beh, non lo so, io non ho letto il numero 70.
Bene, anch'io ho letto il numero 70 di One Piece. Il motivo numero 9 è che se ci darà il numero 70 di One Piece, potremmo finalmente finire questa scenetta. E 10! Perché, seriamente, ci siamo davvero sbattuti un sacco per fare questo video. Ed eccone la prova. Devi dire tu il numero 5. Giusto. Viene 37. Rifacciamo. Perché? Hai messo un più alla fine, hai messo più uguale. Ah, ok. 99. Se sommiamo tutti questi numeri... Ma perché fai sempre quel cazzo di errore? È il numero di nonno. Boh, per la scenetta, cerca maschera rubber. Lo faccio in inglese, rubber mask. No, cerca in italiano, viene meglio. Sì, ok, è fantastico. Dov'è il numero 70? Dov'è? Mamma, non adesso! Okay. Allora, hai finito il fotomontaggio? Con tutto il tempo che ci ho messo per farlo, facevamo prima di andare a casa sua. Bene, questo erano tutti e 10 i motivi. Spero che il video vi sia piaciuto e speriamo di aver dato l'impressione che fosse un minimo lavorato, di non aver proprio dato l'idea di due cazzoni che hanno passato un pomeriggio a cazzeggiare davanti a una videocamera. Detto questo... Beh, grazie se siete arrivati fino alla fine di questo video e se vi è piaciuto, e in caso non vincessimo, ci vediamo al prossimo contest. Ciao!